Rispondere al telefono è una cosa che facciamo tutti i giorni, sia a casa che in ufficio. Ma come si risponde al telefono in inglese? Adesso vedremo una semplice conversation in inglese, per imparare come salutare, come chiedere di qualcuno, come lasciare un messaggio e come dire ciao alla fine. Poi andremo ad analizzare la conversazione passo passo. In questa conversazione io chiamo David e gli chiedo se posso parlare con Emily. Hello, it's David here. Who is this? Hi David, it's Simon. How are you? Really good, thanks. Is Emily there? Oh, sorry Simon, she's not here right now. No problem. Can I leave a message? Yes, of course. I'll get a pen. No, don't worry David. I'll call her on her mobile. Oh, okay. Bye Simon. Thanks. See you later. Adesso andiamo ad analizzare e capire questa conversazione frase per frase. Hello, it's David here. Who is this? Hi David, it's Simon. How are you? Stranamente, in inglese, al telefono si parla di se stessi alla terza persona. Quindi non si dice I'm Simon, ma si dice it's Simon. Questo perché è la risposta alla domanda chi è? Who is it? Is Emily there? Oh, sorry Simon, she's not here right now. Se devi chiedere di parlare con qualcun altro, noi usiamo la parola there, lì. Cioè, is Emily there? C'è Emily? Emily è lì da te, è vicino a te? Quindi al telefono, noi anglosassoni siamo o here o there. Quindi, she's not here right now. Non è qui in questo momento. E se vuoi lasciare un messaggio, can I leave a message? I'll call her on her mobile. Oh, ok. Se non vuoi lasciare un messaggio, ma vuoi chiamare la persona sul cellulare, puoi dire I'll call her on her cell phone or mobile phone. Bye, Simon. Thanks. See you later. Tutte le telefonate più informali in italiano finiscono con una serie lunga di ciao, 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 ciao. Noi inglesi arriviamo prima al sodo, quindi basta un semplice bye o see you later prima di riattaccare. Stiamo cercando di creare contenuti utili per chi vuole imparare l'inglese. E se hai un'idea per un prossimo nostro video, scrivilo nei commenti, noi lo leggeremo e vedremo se farlo. Quindi questo è tutto per oggi. Bye and see you later.